Sanremo. Bella vera Radio Bruno Lazza, ciao! Ciao! Ciao Jacopo, tutto bene? Bene, bene, abbastanza. A parte l'effetto Lazza, si viene da lui per fare l'intervista, non funzionano i cellulari, da tante persone lo stanno aspettando fuori dall'albergo. Credo faccia piacere. Stanno votando tutte, per quello non funziona. Com'è nata questa canzone bellissima sanremese? Allora ci siamo incontrati in studio io, Dardast e Davide Petrella, con cui avevo già lavorato. Davide invece e Dardast ci eravamo promessi di fare qualcosa prima o poi di valido. Mi sembra che è uscito. Sì, infatti. È uscito. Validissima, una canzone stupenda. Sei nelle posizioni belle alte. Io ho letto delle tue dichiarazioni toste, tipo Eurovision, io sono pronto, bravo. Sì, se dovesse essere me la sento. Sono contento, mi piacerebbe andare a rappresentare il mio paese a una competizione ancora più grossa. Immagino, invece il duetto con Emma, anche lì meraviglioso. È stato bello, è stato emotivamente difficile da gestire. Ho voluto due donne sul palco con me, che sono Emma e Laura Marzatori, il primo violino della Scala, perché sono un po' le mie due anime contrastanti, no? Come il diavolo e l'acqua santa, come dire, no? Diciamo che Emma è strong, cioè c'ha un'attitudine un po' più hip hop, no? Come la mia, mentre Laura è un po' quella parte un po' più angioletto, chiamala così, lei, quel violino lì. Senti, ma la parte angioletto è quella del conservatorio, è quella, sì, che ama Chopin? Sì, quella se lì. Se l'hai tatuato? Sì, qua, to. Lo faccio vedere. Wow, stupendo. Però comunque il pianoforte, la musica, è grazie al nonno che ti sei avvicinato, no? Sì, mio nonno suonava la fisarmonica, me la suonava sempre quando ero piccolino, ai tempi della scuola materna. Solo che a me piaceva ovviamente, però la fisarmonica era così e non riuscivo a prenderla. Ero affascinato da questa tastiera, così mio nonno mi ha regalato una tastiera piccolina da bambino e ho iniziato lì a suonare un po' orecchio, no? Sentivo le canzoni che mi piacevano, provavo a risuonarle, finché poi mi sono iscritto a una scuola di musica verso 10 anni. Hai avuto modo di ascoltare gli altri in queste serate? Sì, ti, certo, è assolutamente, assolutamente. E ce ne sono un po' in realtà che mi sono piaciuti. Vabbè, ieri secondo me sui duetti, mi autoescludo perché ti dico la verità, secondo me noi siamo stati più forti di ieri. Voglio essere onesto, secondo me ieri il duetto mio di Emma è stato micidiale. Però tolti noi, ti dico, ieri secondo me su tutti Giorgia e Lisa insieme, pelle d'oca. E in generale ci sono parecchi pezzi che mi piacciono. Cioè vabbè, il pezzo di Mengoni, lui è una statua sul palco. Cioè si vede a casa sua, non so come dire. È bellissima la canzone. Tra l'altro lo ringrazio perché mi ha fatto un sacco di complimenti per il pezzo mio. Mi è piaciuto Due di Elo. Mi è piaciuto Ultimo, mi piace tanto il pezzo di Rosa Chemical, per tutto quello che poi ci ha costruito come concetto, è stata gestita molto bene, anche perché lì è sottile, cioè è proprio al limite, lui se la sta gestendo benissimo secondo me. E chi altro? Paolo e Chiara mi hanno fatto alzare dalla sedia. Quindi hai ballato Furore? Sì, bellissimo. Bellissimo, già vero? Ribattezzata Furgone, chiaramente. Senti, in conclusione, finalissima, che cosa ti senti, che emozioni vivi? Diciamo niente. Nulla. Porta male. Allora posso dire un'altra cosa facendo una battuta? Vai. Io ho detto il tuo nome giusto, Lazza, ho 47 anni, mi vuoi bene lo stesso? Certo che sì. Ok, va bene. Perché ho letto la polemica sui cinquantenni che non capiscono come dire il tuo nome, invece no, quando la musica è bella e gli interpreti sono straordinari come te, il nome si impara subito. Grazie. Sono, ciao Lazza, grazie. Ciao. Mille. Ciao a tutti. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.